cosa ci dobbiamo ribellare. La prima volta che veniamo a Enna, in Sicilia, cioè la prima volta che facciamo uno spettacolo qui, quindi è stato molto bello, siamo molto contenti di essere qui e soprattutto, parlo per me, però penso tutti, la cosa più bella, la cosa che ci piace dei festival è vedere i lavori degli altri ragazzi, cioè condividere stili diversi ed è bello che ci sia un tema comune nel festival, che è quello della legalità, e quindi abbiamo avuto modo di vedere come ogni compagnia, ogni gruppo di ragazzi lo affronta in maniera diversa, prende una strada diversa, e questo è stato molto, molto importante per noi. Ti piace il fiato di pasta che ho appena cucinato? Wow, che fame! Miam miam! Quanto mi mancano i tuoi deliziosi pranzetti! Che intendi? Qualcuno può dire qualcosa di più intelligente? Io penso che lo spettacolo riesca a girare, riesca ad andare in giro e ogni tanto a vincere qualcosa, principalmente perché è un tema universale. Noi siamo stati in paesi anche abbastanza lontani come la Russia, il Kuwait, il Marocco, la Bosnia, in Spagna. Spagna non è tanto lontana, però vabbè. E abbiamo avuto modo di vedere che è un tema universale, lo capiscono ovunque. Ovunque hanno questo, tra virgolette, problema, questo approccio nei confronti dei social network, della vita digitale. Poi sicuramente il fatto che sia uno spettacolo con poco testo, più scene fisiche, lo rende anche più facile da portare in inglese e in altri posti. In realtà quando facciamo, dico la mia testimonianza, quando capitano i periodi prima di una replica dove magari facciamo quelle settimane di prove più intensive, quindi magari stai ore al giorno con lo schermo bianco davanti, quando torni a casa c'hai il rifiuto totale. Noi non siamo felici! Il mondo intero! Noi non siamo felici! Bisogno di un cambiamento, qualcosa di nuovo, cosa che non avevamo considerato, che avevamo dimenticato. Dobbiamo celebrare la vita, non soltanto descriverla. Tra l'altro, oramai era impossibile abbandonare del tutto questa cosa che ha rivoluzionato comunque la nostra vita, però è bello, almeno personalmente, ho iniziato a ragionare di più sui silenzi, cioè su quei momenti in cui la gente tende a prendere il telefono in mano e a occupare quel vuoto. Questo spettacolo mi ha fatto ragionare su quanto sia importante avere anche del vuoto ogni tanto. Come dei seguaci, degli amici e degli amici degli amici. Amen! In quel tempo, Mark Zuckerberg si alzò e disse: a cosa stai pensando? A cosa stai pensando? Forza! Dimmi a cosa state pensando! Se mi darai una risposta, sarò milionario! Poi sono strumenti. Cioè, puoi fare il video del compleanno di tua figlia, puoi fare il video di un pestaggio. Cioè, dipende come lo si usa. Non ha senso riempire ogni 5 minuti di silenzio, di vuoto, di pace che abbiamo con la bacheca di Facebook, con la bacheca di Instagram. A volte il cervello ha bisogno di 5 minuti e noi glieli togliamo troppe volte. Sure.
messaggio che vuole trasmettere lo spettacolo, almeno quello che io ho sempre capito facendo questo spettacolo, perché anche noi dobbiamo capirlo, è avere senso critico. Cioè non accettare una cosa perché così e basta. Noi ci siamo nati e cresciuti in questa rivoluzione, non ce lo ricordiamo neanche il prima di questa rivoluzione. Ragionarci su, non accettare tutto così come viene, ragionarci su e vedere le potenzialità e i pericoli di tutto. Il premio per la migliore attrice non protagonista va all'attrice non protagonista di I Don't Care. Ho partecipato e accorato appello, chiude lo spettacolo con un monologo intenso e risolutivo del messaggio positivo dell'opera. Migliore tema trattato allo spettacolo, I don't care! Sviluppo di un tema che nella sua tragicità preoccupa e coinvolge intere generazioni, sottolinea la necessità di una presa di coscienza ed un'azione educativa all'uso misurato e razionale della tecnologia. Grazie mille e ovviamente grazie soprattutto ai ragazzi che sono stati qui sul palco e alla piccola compagnia impertinente e a tutti quelli che ci lavorano. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per l'ascolto. 2, 3, 4, 5, 10.